Dicono che con il tempo tutte le cose cambino. È ovvio che per qualcuno cambino per il meglio e per altri tutto l'opposto. Mentre la mia carriera di cantante andava di male in peggio, Antonella aveva inciso il suo primo disco che aveva avuto un successo incredibile. Dalla mattina alla sera si era trasformata in una diva del pop in giro per un tour mondiale. Firmava autografi e ogni giorno che passava diventava sempre più famosa. E di conseguenza sempre più insopportabile. Appena tornata in Argentina, il suo primo pensiero è stato per me. È vero che hai dedicato il disco ai tuoi amici della Pretty Land? Sì, è vero, l'ho dedicato a tutti i ragazzi, e in particolare a Patti, che sicuramente mi stai guardando! Che fai? Perché mi hai spento la televisione? Non voglio vederti soffrire. Papà. Che c'è? Se guardi com'è andata ad Antonella e com'è andata a me, è inevitabile che io soffra, no? L'unica cosa positiva che c'era nella mia vita era Mattias. Insieme stavamo benissimo, eravamo felici. Ma purtroppo, anche questo stava per cambiare. Una dichiarazione per il TG della sera! Scusate, non ho tempo, non posso trattenere! Aspetta, ecco, sono uno schianto! Sto benissimo in queste foto, come sempre! Antonella, scusami, non ti avevo visto. Mattias, com'è possibile che tu non mi abbia visto se sono sulle copertine di tutti i giornali? Anzi, tieni, te ne regalo uno. No, non mi riferivo a questo veramente, ma non importa. Allora, che fai da queste parti? Io mi sono presa una piccola pausa, un tour internazionale da tante soddisfazioni, ma è faticoso, e così sono tornata un po' a casa. E tu? Cosa fai? Io niente, provavo il mio nuovo giocattolino. Ah, che bello. Vero. E le cose compatti come vanno? Compatti? Direi che vanno alla grande, come sempre. La dirigerò nel suo primo videoclip, non appena uscirà il disco. Senti, se vuoi iniziare a fare il regista di videoclip, allora potresti anche cominciare con me. Perché ho bisogno di qualcuno che mi diriga e ne ho bisogno al più presto. Antonella, non ci posso credere. È davvero insopportabile. Non posso neanche vederla. Non è giusto. Lei è antipatica, è cattiva e le va tutto bene. Non voglio nemmeno pensare ai complimenti che le faranno quelle smorfiose delle divine. Hai dei vestiti meravigliosi, Antonella. Non sono male, vero? Complimenti anche per la stanza, certo, è molto bella. Ho scelto io come arredarla. No, tesoro, siamo così orgogliose del tuo successo. Sì, siamo molto orgogliose di te. Però prima di parlare delle altre faccende ci tenevamo a farti una domandina. Ma certo, forza, ditemi tutto. Bene, ora che sei una star della musica venerata da tutti e stai ottenendo un successo planetario, quello che volevamo chiederti è cosa succederà d'ora in poi con le divine? Come che cosa succederà con le divine? Te lo dico subito. La migliore, la più bella, la più talentuosa sono io. Quindi senza di me le divine non esistono. La mia mamma aveva i suoi problemi. Un po' era emozionata sia per la gravidanza che per il matrimonio. E un po' era preoccupata per i suoi chiletti di troppo. Mi sta... non so, immaginavo un'altra cosa. Mi stringe un pochino qui sotto, proprio sotto la pancia. Che effetto, sembra una mortadella. Come? Mi dispiace dirtelo, ma sembri un fiasco con le gambe, Carmen. La stilista mi ha detto che sono grassa. Cosa? Mi ha detto che sono grassa. Ma dove vi rendete conto? Per il so fatto come che... ho fatto a mantenere la calma e a non rispondere mai. Non ti arrabbiare. Tu, guarda che discorsi mi tocca sentire. Ma come ragiona la gente? Fra l'altro, sapete che sono ingrassata 10 kg in un mese? Come mi vedete? Ditemelo sinceramente. Come sto? È grossa, è gigantesca, è enorme. Non so come ha fatto a diventare così. Ma come non lo sai? Si ha sempre fame quando si è incinta. Già me la vedo, Carmen, che apre il frigo e mangia di tutto. Mamma, sta tranquilla, ok? Se ti agiti e ti arrabbi in questo modo, il bambino verrà con la faccia di un velociraptor. Vieni qui, amore. No, sto scherzando, però... Piano, piano, prenditi tutto il tempo che ti serve. Brava, mamma, ecco, così... No, no, sei un po' troppo avanti. Mi sono accorciata. No, bisogna tirarti un po' su. Ce la fate certo a spostarmi? Pronta, parti. Pronta, uno, due e tre. Via. Bravi! Io mi rimetterò insieme a Leandro. E mi occuperò di questo bambino. Farò tutto ciò che posso perché non diventi grasso come sua madre. È una cosa davvero straordinaria. Sì. È una femmina. Puoi dirmi se è una bambina? No, non è una bambina. Non dirmi che riesci a capirlo. È un bel maschietto. Il giorno in cui abbiamo saputo che la mamma aspettava un maschietto è stato sicuramente uno dei più felici della nostra vita. E a quel punto la mamma si è messa a cercare una tata che le desse una mano in casa. Salve. Ciao, e tu sei? Salve. Socorro, sono Socorro. Cosa? Perché
chiedi soccorso? Ah, no, hanno cercato di rapirti, di rapinarti. Socorro. Il mio nome è Socorro, lo so che può sembrare un po' strano, ma mi chiamo così. Scusami tanto per l'equivoco, allora, però in questo periodo... Non fa niente. Sai, penso di tutti i colori, con la gravidanza sono diventata molto sensibile. Mi dicono una cosa con quello che succede nelle strade. Con quello che succede nelle strade, poi ne parliamo. Lui è Leandro, lui è il mio Socorro. Compagno. Piacere. Hai capito di conoscerla. Socorro, non Socorro. Sì, l'ho sentito prima quando l'ha spiegato. Io mi sentivo sempre peggio. Mi piace, ma ormai ho deciso, non ho più intenzione di cantare. E tu ti dai per vinta così facilmente, senza combattere? Certo, tanto non c'è altro da fare. Sai a quante decine di porte ho bussato? Mi sono stancata di continuare a insistere. E ho preso una decisione che ha reso molto tristi le mie amiche. Ragazze, lascio le popolari. Che cosa? Sì, è stata una decisione molto sofferta per me. Ma ormai non torno più indietro. No, Patty, ci sarà pur qualcosa che possiamo fare per convincerti. Che strano, è la nonna. Di solito non mi chiama mai. E con un grande saluto fece forte. Sì, brava. Vedo che la conosci. Come no, questa. I classici li conosco tutti. Tutti. Sì, tutti. E poi mi piacciono molto, quindi ecco. E così... Sai cambiare un bambino? I pannolini? Tutto sì, sono una tata, è il mio lavoro. Cambiare i pannolini per me è all'ordine del giorno. È ovvio che sai cambiare. E di che segno sei? Sagittario. Sei assunta. Complimenti. Grazie. Che bello, ora siamo una tata. Io ormai ero decisa a lasciare la musica, ma in quel momento successe un fatto che non mi aspettavo. Ciao a tutti, amici e amiche della Pretty Land. Mi vedete e mi sentite bene? Sì! Mi sono collegata con voi per dirvi che ho visto quello che avete fatto nella sfida fra le scuole e mi è piaciuto un sacco. Quindi vorrei farvi una proposta. Mi piacerebbe invitare le popolari e le divine ad aprire i miei concerti che terrò in tutto il mondo. Eccomi! Ciao, ciao! Come stai? Ti ricordi, sono Antonella? È un po' che non ci vediamo. Sono Antonella the best. Ero qui fuori, ho involontariamente ascoltato quello che dicevi e volevo chiarire una cosa. Questa ragazzetta con le treccine e gli occhialoni patti è delle popolari. Ha deciso che non canterà, quindi mi sembra chiaro che le popolari sono out, out. Quindi ti restano le divine, o per meglio dire io e basta. Scusa, Belinda, che sia ben chiaro, le popolari non sono out. Anzi, tutto l'opposto. Le popolari in questo momento sono più unite che mai. E Patty è ancora nella squadra. Dico bene, Patty? Mettiti comoda perché stai per avere una sorpresa incredibile. Davvero, Paolo? Una sorpresa ai limiti dell'immaginabile che ti manderà le emozioni in cortocircuito. Davvero? Qual è? Uno, due e tre, mademoiselle. Allora dov'è? Con grande sorpresa di Bianca apparve la nonna di Antonella. Come stai? Non chiamarmi nonna però, Chiamami Susanna. Certo, che bello rivederti, cioè Susanna. Come va, tutto bene? Fabio, che era andato in Spagna, è tornato e in dolce compagnia. Ciao Fabio. Scusate, ma vi conoscete? Pare di sì. Ciao tesoro. Addirittura. Ragazzi, vorrei presentarvi Guadalupe, la mia ragazza. Cosa? La tua ragazza? Sì, siamo tornati insieme dalla Spagna e ora vive con me. Ah, ma pensa. A casa mia. A casa sua? Ma... Scusa Alan, ma Tamara dov'è finita? Giusto così, per curiosità. Anche le divine stavano per ricevere una notizia. Bene, visto che siete qui, ne approfitto per presentarvi Wendy e Felicitas, le due nuove divine. Ciao ragazze, io pensavo che fossimo uno due sole. E quando iniziamo le prove? Sai, io non vedo l'ora di stare con te sul palcoscenico, Antostar. Aspettate, ferme, c'è una cosa che non mi è chiara. Questo vuol dire che noi tre non ci saremo? È ovvio che ci sarete. Ah, infatti. Beh, mi sembra il mio. Ma starete dietro a Wendy e Felicitas. Devo trovare un modo originale per il mio ingresso alla Pretty Land School of Arts. Qualcosa che lasci senza parole e a bocca aperta tutto il mondo. E come sempre c'è riuscita. Quello cos'è? È un elicottero. Il suo ritorno a scuola ha fatto davvero parlare di lei tutto il mondo. E non si è limitata a questo. Ha anche messo in scena il suo spettacolo.